mettiamoci qua col difensore. Qua finta. Parte lui il tiro. Tatarusano. Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo tornati oggi sulla carriera della Fiorentina su FIFA 16. Che ragazzi, siamo già nelle formazioni e oggi abbiamo l'ultima partita di Europa League contro il Pacos Ferreira e soprattutto dopo abbiamo il big match contro la Juve. Quindi formazione totalmente rimaneggiata con Alonso, Baba, Kalbacikowski, con Evesino, Costa a centrocampo, Massina, Roncaglia, Benaluan, Tomovic in difesa e Tartarusano in porta. Andiamo subito nel primo match. Baba ancora. Ottimo, il passaggio, subito il tiro, la respinta. Pallone che rimane lì, ancora il tiro, la deviazione, il miracolo, poi Babacar. Ma era fuori gioco, ragazzi, era fuori gioco. Attenzione, bel passaggio, subito Blachikowski, il tiro fuori, ragazzi. Non è dentro, Blachikowski la mette dentro per Babacar, il gol. Il gol, questa volta non è fuori gioco, guardato il guardalino. 1-0 per noi. Mettiamoci qua col difensore. Qua finta. Parte lui il tiro, Tatarusano. Reazione del Pacos Ferreira. Corner, ancora pallone messo dentro, Tatarusano, la palla che rimane lì. Ragazzi, per fortuna Tatarusano, miracolo. Ancora dentro verso Koné, bellissimo per Alonso, che può avanzare. Alonso da solo. Alonso ancora, dribbling, a scartare il difensore. Che tiro brutto, ragazzi. Mamma santa, era da segnare quel pallone. Può tirare, Tino Costa al tiro, la parata, poi il pallone che rimane lì. Miracolo ancora su Alonso, che non riesce a segnare. Mamma mia, guardate che numero di Alonso. Ancora Alonso, e stavolta non sbaglia. Si è offeso quello chiamato Alonso, lo sciupone. Facciamo fare qualche sostanza, vediamo. È arrivato Babacar, che non so, una maniera di accoppiamento in questo momento. Guardate qua, ragazzi, guardate di suola, grandissimo questo numero, 2-0. Attenzione qua al Pacos Ferreira, che è passato Roncaglia, grandissimo recupero. Attenzione qua, colpo di testa fuori, per fortuna ragazzi, Pacos vicinissimo al 2-1. E qui ragazzi finisce il primo tempo. Qua recupera bene Roncaglia, addirittura dentro verso il Kuma, Babacar che avanza, Babacar è solo, può segnare. No, no, cosa si è divorato Babacar. Attenzione qua al Pacos Ferreira, che è solo, il Pacos Ferreira la traversa. Vesino che si gira, visto palla dentro, benissimo il tiro, la parata. Attenzione qua Alonso, che è filtrato. Alonso ancora, Alonso. Mette dentro Babacar. Facile, facile. 3-0 per noi. Il Kuma. Doppietta per lui. Il pallone viene messo fuori. Tiro al volo, bellissimo. La parata. Che tiro, ragazzi, non ho visto chi. C'è ancora Vesino. Che aveva, lui aveva provato prima Vesino, poi il tiro fuori. Vesino, grande finta. Ancora Vesino. Pallone dentro, il 4-0, facile facile, di Koné. 4-0 ragazzi, grande Vesino, prima finta, seconda finta a nessuno, pallone in mezzo e gol, facile facile, 4-0. Attenzione qua al Pacos Ferreira, il tiro, la traversa ancora, è incredibile ragazzi, questo sembrava via col liscio di mai dire gol, quello che ha fatto l'attaccante del Pacos, perché era più facile segnare che sbagliare, a portargli bra sbagliato. E finisce infatti il secondo tempo, ragazzi, partita dominata. Non era in gioco la qualificazione, non avevamo nulla da perdere, però abbiamo distrutto il Pacos 4-0. E ragazzi, ovviamente siamo andati a 18 punti, siamo primi nel girone, quindi avanziamo agli ottavi di finale di Europa League. Ok ragazzi, allora, in seguito ai risultati le abbiamo dato un budget trasferimento aggiuntivo di 2.400.000 euro, che quindi potremo sfruttare. Ok ragazzi, buona notizia, Bernardeschi si è ristabilito dopo l'infortunio che aveva avuto per un mese, quindi lo abbiamo nuovamente a disposizione. Eccoci giunti ragazzi al big match Juventus-Fiorentina con la formazione tipo. Ragazzi, questa è una partita fondamentale per il campionato, quindi andiamo subito nel match. Eccoci qui giunti ragazzi, big match per il primo posto, guardate come nevica, giocheremo sotto la neve. Sono ragazzi che la Juve, Dybala, avanza con Dybala per Cuadrado, la Juve con Cuadrado, prova il cross, subito messo fuori,
Attenzione Quadrado che se n'è andato. Può crossare Quadrado. La palla rimane lì per Samu. Ah, bravissimo però Borcavaliero. Cristantello, cross subito immediato. Kalinic anticipato. Allora proviamo il tiro con la Radovanovic che non filtra. Pasquale dentro. Ancora Ilicic al tiro. Buffon. Il primo vero tiro arriva al 20° ed è nostro. Ilicic dentro. Kalinic solo può tirare. Buffon ancora. Palla messa fuori. Proviamo il tiro al volo. La parata sul tiro di Teglio di Buffon. Ilicic per Teglio che avanza ancora. Teglio è solo. Teglio può tirare. Buffon ancora. Kalinic ancora. Ha visto Ilicic. Non filtra la palla. Kalinic recupera il tiro. Lentissimo. Buffon. Facile. Allora la Juventus prova a ripartire ma finisce il primo tempo. Ragazzi, abbiamo avuto noi l'occasione. La Juventus in realtà tiri non ne ha fatti, però sta giocando in maniera molto accorta. Sembra come se mi voglia far stancare o comunque voglia ripartire in contropiede. Comunque 0-0, vediamo come andrà il secondo tempo. Quadrado, Mandzukic. Attenzione, la Juve con Quadrado traversa. Pallone che rimane di Lemina. Cross dentro Tatarusanu. Ragazzi, primo tiro della Juve ed è traversa. Zárate. Finta di Zárate, la mette dietro. Kalinic il gol. Passiamo in vantaggio. 58esimo, 1-0 per noi. Contro la bandierina. 1-0. Guardate qui Zárate, finta bellissima. Si orienta Barzagli. Pallone al centro e Kalinic non sbaglia. Zárate. Zárate prova il tiro. Zárate fuori di pochissimo. Attenzione alla Juve con Mandzukic. Mandzukic. Attenzione a Mandzukic dentro. Per Samoa, Mandzukic ancora al tiro di Mandzukic. Di pochissimo alto. Per fortuna, ragazzi. Kalinic dentro. Ha visto lo scatto di Zárate. Zárate ha anticipato il tiro. Rimane lì la palla. Ilicic no. Che errore, ragazzi. Ci siamo divorati il gol. Allora ancora Pasquale dentro. Per Radovanovic che carica. Non arriva il tiro ancora. Buffon. Pallone che rimane lì. Il miracolo di Tatarusanu su non so chi, ragazzi. Che miracolo! Rivediamo Bonucci! Guardate, Tatarusanu distinto! Salve il risultato! Ancora lui, Tatarusanu, rientra, rientra! Mamma mia, ragazzi, è un infarto ora! Oh, qua erroraccio! E c'è il tiro fuori, ragazzi, ho fatto un errore madornale, ma con la neve non si vede bene! Attenzione ancora alla Juve! Che tira! La mette dentro! Tatarusanu decisivo ancora una volta. Ragazzi, sto rischiando tantissimo. Non riesco più ad uscire dall'area di rigore. Bello qui il passaggio di Ilicic. Il contropiede, ce ne andiamo allora. Con Cristantello. Cristantello. Numero di Cristantello ancora. Cristantello 2-0. E il 2-0. La Juventus totalmente scoperta alla ricerca di Bruno Pali. Ha subito il 2-0. Guardate qui. Cristantello, grande numero. E poi qui se ne va 2-0 per noi. Attenzione qua alla Juve. Attenzione alla Juve dentro. Miracolo di Pasquale, ragazzi. Per fortuna non ho fatto rigore. E su questa difesa palla finisce la partita. 2-0 per noi. Molto sofferta la Juventus, ha avuto una reazione d'orgoglio. Partita difficilissima. Ok ragazzi, questa è la classifica con Fiorentina 42, Juventus 39 e Lazio 32. Ragazzi, abbiamo 10 punti sulla terza e solo 3 sulla Juve. Ok ragazzi, nel prossimo episodio affronteremo il Chievo-Verona prima della pausa natalizia. Dopo, vedete, c'è tutta la pausa natalizia, poi ci inizia il calciomercato, che sono tutti i giorni utili per il calciomercato. Ragazzi, infine, nella seconda partita andremo ad affrontare il Palermo. Quindi abbiamo due sfide che, come sappiamo, con le squadre materasso, tra virgolette, non sono mai facili. Ok ragazzi, vi invito a lasciare un like se, come sempre, se l'episodio vi è piaciuto, a commentare se volete dirmi qualcosa. Qui sotto, come sempre, trovate tutti i miei social network. Ragazzi, qui da Angelo 83 è tutto, noi ci vediamo al prossimo video e ciao gamers!